9 agosto 1918. Alle prime luci dell'alba un manipolo di arditi aviatori decolla da un'antica dimora euganea e solca il cielo veneto, obiettivo Vienna. Fra loro il poeta Gabriele D'Annunzio, un personaggio oltre che un artista, un simbolo oltre che un VIP. Sua l'idea della rischiosissima traversata aerea del fronte nemico per giungere fin sopra la capitale di quell'impero contro il quale l'Italia combatte. Un folle volo per sganciare su Vienna non bombe, ma volantini. Decine di migliaia di piccoli manifesti patriottici inneggianti l'ormai prossima vittoria italiana del conflitto. Più che un fatto bellico, fu un'azione dimostrativa, un'efficace messa in scena propagandistica che ancora oggi studiamo sui libri di scuola. Ed ecco il luogo dove quella storia è iniziata, il castello di San Pelagio, un'antica residenza voluta dai Carraresi nel Medioevo e passata nel Settecento alla famiglia Zaborra, che ancora oggi ne cura appassionatamente il mantenimento. Nelle stanze del complesso è stato allestito il Museo dell'Aria, che racconta il lungo percorso dell'aviazione. Stanze multimediali di nuova concezione permettono un'immersione nell'emozione ancor prima che nella storia, dai primi modelli di aerei alla conquista dello spazio, passando per il fascino delle mongolfiere di fine Ottocento, ma è il primo piano del castello ad attirare i più curiosi. In questi spazi, infatti, fu ospite proprio D'Annunzio, che per lunghi mesi godette del ristoro datogli dagli amici conti. Ecco il letto su cui compose parte dei suoi notturni passati alla storia della letteratura. Poco più in là, la ricostruzione dell'ultima riunione prima di partire alla volta di Vienna, con il poeta impegnato a chiedere un giuramento ai propri compagni di viaggio. Che il soggiorno di D'Annunzio sia stato particolarmente piacevole lo si capisce anche a 100 anni di distanza, immersi nelle bellezze di un luogo conservato nelle epoche grazie alla passione dei proprietari. Sì, una passione abnorme, diciamo pure. 4 passi nella storia si possono anche fare, oltre che nelle bellezze paesaggistiche, oltre che in un parco pulito, nel senso che senza chimica sono più di 1000 rose. Ma poi c'è tutto il resto. E tutto il resto è un giardino in cui la raffinatezza va a braccetto con la natura, laddove l'intervento dell'uomo ha creato armonia, aggiungendo anno dopo anno qualcosa di nuovo. Su tutto la presenza quasi mistica di D'Annunzio, che in questi sentieri tanto ha camminato e scritto, e che esattamente 100 anni fa da questo campo è partito, assieme ai suoi compagni. Adesso che l'eco dei motori è totalmente dissolta, resta il brusio delle foglie, in un luogo ricco di bellezza e charme, alle pendici dei Colli Euganei.